Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi riprendiamo la meditazione sugli insegnamenti di San Francesco di Sales riguardanti il modo per affrontare e sconfiggere nel modo migliore i nostri peccati e difetti senza cadere nella trappola dello scoraggiamento. Dopo ogni caduta, San Francesco di Sales così ci esorta. Riprendete il vostro cuore e rimettetelo dolcemente tra le mani di nostro Signore, supplicandolo che lo guarisca, e da parte vostra fate tutto quello che potete rinnovate i propositi, leggete libri adatti a farvi guarire e usate altri mezzi ancora, così facendo riuscirete a trarre profitto dalle stesse perdite e sanità dalla stessa malattia. San Francesco di Sales insegna poi che è molto difficile sradicare certe erbacce cattive dal nostro cuore. Tante volte non riusciamo a controllare il primo impulso, ad esempio di nervosismo, ma dobbiamo reagire appena ce ne rendiamo conto, magari dopo pochi secondi, praticando la virtù contraria. Riporto ora le sue parole. L'amor proprio, la stima di noi stessi, la falsa libertà di spirito sono radici che non si strappano tanto facilmente dal cuore umano, ma si può solo impedire che producano i loro frutti, ossia i peccati. I primi impeti e trasporti, i loro polloni, ossia le prime scosse e movimenti non si possono impedire del tutto, finché si è in questa vita mortale, ma si può solo moderarli e diminuirne il numero e l'ardore con la pratica delle virtù contrarie e specialmente dell'amor di Dio. Bisogna dunque aver pazienza a correggere e togliere a poco a poco le nostre cattive abitudini, vincere le avversioni. E superare le inclinazioni e umori man mano che si presenta l'occasione poiché alla fin fine, figlia mia, questa vita è una continua battaglia e nessuno può dire io non ne sono attaccato. Il riposo è riservato in cielo, dove ci attende la palma della vittoria sulla terra occorre sempre combattere fra il timore e la speranza. A patto però che la speranza sia sempre più forte del timore, in considerazione dell'onnipotenza di colui che ci soccorre. In questa battaglia non siamo lasciati soli, il Signore è con noi e continuamente ci assiste. San Francesco di Sales così incoraggiava una sua figlia spirituale. Fate bene attenzione a non scoraggiarvi in nessun modo, perché la Divina Bontà non vi lascia cadere per abbandonarvi, ma solo per umiliarvi e far sì che vi teniate più stretta alla mano della Sua Misericordia. Sopratutto non dobbiamo presumere di essere già al sicuro, anche se qualcuno fosse arrivato a grande perfezione, potrebbe perdere tutto in un attimo, se non vigila e se non è umile. San Francesco di Sales cita l'esempio di Salomone, il quale perse tutto e da una grande sapienza precipitò nel vizio. Il nostro autore così scriveva a una figlia spirituale: Alle volte, sorella cara, proprio quando pensiamo di esserci liberati dai vecchi nemici, li vediamo ricomparire e proprio dalla parte che meno sospettavamo. Ahimè anche il sapientissimo Salomone, che in gioventù aveva fatto meraviglie, stimandosi sicuro nella virtù per la lunga esperienza, fu sorpreso dal nemico proprio quando sembrava ormai lontano da ogni assalto e dalla parte che, a quanto sembra, temeva di meno. Questo, continua il santo dottore di Anessì, ci insegna due cose l'una che dobbiamo sempre diffidare di noi stessi, camminare in un santo timore, chiedere continuamente l'aiuto del cielo e vivere in umile sottomissione, l'altra che i nostri nemici possono essere respinti, ma non uccisi, se alle volte ci lasciano in pace, e solo per muoverci dopo una guerra più spietata. E così, cari fratelli e sorelle, giunti al termine della meditazione, chiediamo al Signore e alla Madonna la grazia di rimanere sempre bassi e umili, così da respingere sempre vittoriosamente gli assalti del Duomo Vecchio, che cerca sempre di ritornare a galla. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.